sindaco lei ha scelto 2 giorni di silenzio dopo la sparatoria a Piazza Nazionale, oggi ha detto è il momento delle considerazioni politiche. Cosa si sente di dire? Non è scontato che un sindaco per 2 giorni non parli pubblicamente di una vicenda così terribile, ma ritengo che ci sono dei momenti in cui deve prevalere la riflessione, la considerazione, il rispetto, il silenzio e anche stare spiritualmente e fisicamente vicino a chi sta soffrendo più di ogni altro, la bimba che lotta tra la vita e la morte, Noemi, la sua famiglia che è una famiglia splendida che ho conosciuto, che davvero con dignità, resistenza, forza, coraggio si stringe attorno alla propria piccola, i medici che stanno facendo un grande lavoro al Santo Bono. Poi è chiaro che su queste vicende non puoi assolutamente tacere, è un diritto dovere parlare, soprattutto questa città deve parlare, che questa città non è indifferente, non si è girata mai dall'altra parte in questi anni, ha lottato e lotta ogni giorno contro ogni forma di devianza e di crimine. E i risultati della rinascita di questa città sono sotto gli occhi non di Napoli, del mondo. E allora quando hai dato tanto e vuoi continuare a dare tanto, nessuno escluso, e parlo della stragrande maggioranza dei napoletani, persone oneste e per bene, orgogliose di Napoli, non questo manipolo anche se agguerrito e violento di criminali, noi abbiamo, come dire, il diritto dovere di chiedere allo Stato che è venuto il momento di fare di più. Io devo essere sincero che bisogna fare di più, perché questo è un tema esclusivamente di competenza dello Stato nelle sue forme di prevenzione del crimine, di individuazione dei responsabili e di processi giusti e rapidi, con sentenze una volta emesse e soprattutto passate in giudicato, eseguite. Credo che questo oggi è la domanda forte che viene da Napoli. E viene da Napoli indirizzata non solo al governo, non solo al ministro dell'interno, quando parlo di Stato parlo a diverse articolazioni, a quello Stato che lascia senza soldi la città, a quello Stato che non rafforza gli uomini e le donne, a quello Stato che certe volte in alcune sue articolazioni forse ha un po' smarrito le priorità e ha un po' smarrito la tensione morale giusta che serve nei momenti in cui c'è bisogno di tenacia democratica, di forza, di audacia e di coraggio. Questa città si libererà di queste forze del male, io ne sono certo, perché quello che è accaduto venerdì pomeriggio è un attacco alla città e come tale viene percepito in queste ore. Basta girare per la città, leggere, ascoltare, siamo tutti consapevoli che chi fa una cosa di questo non fa solo tanto tanto male a una bambina che sta soffrendo e lotta tra la vita e la morte, ma fa tanto tanto male alla città intera, al suo popolo e a chi come noi l'ha tirata fuori da una situazione che sembrava irrecuperabile. Oggi in Campania e nell'area napoletana c'è il ministro Salvini per un tour elettorale, c'è anche chi dice che possa andare al Santo Bono a trovare la piccola Noemi. Lei cosa sente dire direttamente al ministro dell'interno? Il ministro dell'interno è da un anno, magari voi siete giornalisti, siete più bravi di me, sommiamo i comizi che fa ogni giorno, le apparizioni televisive, credo che quest'uomo al Viminale, cioè la sede del Ministero dell'Interno, ci sta molto poco. È un ministro inadeguato, incapace di rispondere alle esigenze di un paese, è più volte venuto a Napoli illudendo la città dicendo che avrebbe mandato più forze di polizia, questo non è accaduto. Un ministro che anche mentre la bambina viene portata in rianimazione continua, diciamo, con il ghigno a postare su Facebook immagini in cui mangia o in cui spara cazzate. Un ministro che nelle ultime ore si permette di dire che i camorristi si sparino tra di loro, è talmente distratto questo ministro dell'insicurezza che non si è reso conto che Noemi è stata ferita proprio mentre un presunto camorrista sparava un altro presunto camorrista. Questo è il nostro ministro dell'interno. Io penso che prima questo paese si libera di questo ministro, prima l'Italia sarà più sicura. E a Napoli non gli consentiremo di fare propaganda a questo signore. Se vuole fare il ministro dell'interno e vuole rafforzare gli organici delle forze di polizia, avrà il nostro apprezzamento. Se pensa di fare propaganda col ghigno di chi sta costruendo un paese del rancore, sarà respinto da questa città in modo democratico. Significa una commedia che c'è un certo scetticismo su proposte tipo quella del procuratore De Rao di avere il governo o anche il ministro stesso
più volte a scadenze ravvicinate. Noi vogliamo le donne e gli uomini delle forze di polizia, a cominciare da quelle a centinaia che ogni volta seguono il ministro nei suoi comizi della propaganda. Facesse qualche comizio in meno e mandasse qualche poliziotto in più nella nostra città e avrà le parole di apprezzamento, le prime, di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Se poi vuole venire qua per fare le passerelle, come dire, è il ministro dell'interno, non ha bisogno, come dire, di avere il permesso del sindaco, ma non avrà mai l'apprezzamento se continua, come dire, a fare parole e non fatti, anzi fare parole e fatti contrari, a cominciare da questo clima d'odio. Un ministro che si fa fotografare con un mitra in mano è indegno di fare il ministro dell'interno. Questa è la mia considerazione da cittadino italiano, da sindaco di Napoli, da ex magistrato e da uomo delle istituzioni.